prepariamo delle patatine fritte in padella, una ricetta che mi ricorda tanto quando facevo l'università perché me ne insegnò un'amica mia di Camerino e io da allora le faccio e le chiamo le patatine fritte dell'università, una ricetta semplicissima e super gustosa. Ogni volta che ho preparato queste patate ad una cena con amici, mi hanno sempre chiesto tutti quanti: ma che ci metti? Ma come ti vengono così buone? In realtà la ricetta, eccola, la sto facendo, non c'è niente di particolare, di segreto. È una ricetta semplicissima, ma davvero tanto, tanto profumata. Me la insegnò appunto una mia amica mia tanti anni fa e io ancora le faccio perché sono gustosissime. L'unica cosa è che è un po' faticoso tagliare tutte le patate a tocchetti, come vedete sto facendo. Dovete fare tutti tocchettini abbastanza regolari e quindi se cucinate per tante persone, partite per tempo perché vedrete è un'operazione che richiede un po' di tempo. Tagliate a tocchetti le patate, le sciacquate in modo che perdano un pochino di amido. E poi la ricetta è semplicissima, padella antiaderente, olio extravergine di oliva, mettetene abbastanza perché in realtà è come se andassimo a fare una piccola frittura con un olio profumato perché ci mettiamo uno spicchietto d'aglio e del rosmarino, facciamo soffriggere, facciamo profumare bene l'olio, poi caliamo i tocchetti di patate, aggiungiamo il sale. Copriamo con un coperchio e facciamo cucinare quasi con il vapore che si sprigionerà dalle patate stesse. Come vi dicevo all'inizio, va tenuta la padella ben coperta perché vedete adesso ho tolto il coperchio quanto vapore all'interno si è formato. Questo vapore chiaramente andrà a cucinare bene, a rendere morbidi i tocchettini di patate, quindi le patate si cuoceranno bene. Quando appunto avete visto che si sono ammorbidite, che sono pronte, andate ad alzare la fiamma, togliete il coperchio e le fate leggermente abbrustolire saltandole più volte in modo che appunto la parte rosolata diventi un po' omogenea da tutti i lati. Sono buonissime. Ora portatele in tavola e spiegatele che è una ricetta semplicissima a tutti i vostri amici che vi diranno quanto sono buone queste patatine. Arrivederci, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima, arrivederci.